Bentrovati amici di Tech Different, buon weekend a tutti voi. Siamo qui con il nostro classico podcast settimanale con alcune delle news più interessanti che trovate sul nostro sito internet, nonché anche molti video sul nostro canale YouTube che vi invito a scoprire e, se ne avete voglia, di iscrivervi anche. Partiamo subito come al solito con le recensioni. Abbiamo recensito due prodotti OK anche questa settimana, ovvero un caricatore a pannelli solari che permette di ricaricare ben due dispositivi contemporaneamente, davvero molto molto interessante, e poi anche un paio di cuffie in-ear, sempre di OK ovviamente, ottime per quanto riguarda il design, ma molto molto buona anche la qualità audio in ascolto della musica. Queste cuffie, vi ricordo che ovviamente hanno anche il microfono per poter effettuare o ricevere chiamate dal vostro dispositivo. Poi abbiamo recensito, restando in tema di caricatori, un caricatore da tavolo XL della Leitz che permette di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente con il solo cavo d'elettricità collegato, perché i cavi USB Lightning, USB, micro USB, USB, USB di tipo C, in base al vostro dispositivo che avete ovviamente, sono nascosti all'interno appunto di questo caricatore, quindi si eliminano tutti i cavi, ne resta solo uno, come ho detto, per attaccarlo alla corrente. Scopritelo nella nostra recensione. Terminiamo con una power bank della Puro, davvero molto interessante perché è portatilissima, è a forma di rossetto, è da 2600 mAh. Infine abbiamo parlato della recensione di Moto G4, ovvero il nuovo Moto G di Lenovo. Lenovo che, vi ricordo, ha acquisito Motorola da poco e sta appunto ribrandizzando un po' il tutto e ha rilasciato questo dispositivo che ci ha colpiti davvero molto perché si è dimostrato un ottimo dispositivo. Per maggiori dettagli ovviamente vi rimando alla recensione, nonché alla video recensione per vederlo dal vivo. Passiamo ora alle notizie. Abbiamo dato notizia finalmente dell'uscita anche in Italia di Honor 5C, quindi gli appassionati del marchio possono acquistarlo. Abbiamo dato anche notizia perché LG ha presentato finalmente LG Watch Urban 2, che è disponibile ad un prezzo direi eccessivo di 499 euro. La feature più interessante di questo smartwatch, nuovo smartwatch di LG, è il fatto che si può navigare in 3G. Abbiamo parlato poi della sicurezza anche, ovvero di Avira Phantom VPN, in quanto Avira, sulla scia di Opera che aveva rilasciato qualche settimana fa il suo cliente VPN gratuito per dispositivi mobile, anche Avira si è dato appunto a un'applicazione che permette di navigare sicuri sui vostri dispositivi, nonché PC. Terminiamo con la sezione Games, ovvero il DLC che è stato rilasciato per Star Wars Battlefront, Bespin, la città delle nuvole. Graficamente è eccellente, ha introdotto delle nuove mappe, logicamente, due nuovi eroi, delle nuove carte stellari, delle nuove armi tramite i contratti di degli HUT tramite Jabba. Infine vi ricordo il nostro articolo dedicato all'interessantissima e davvero molto molto bella Panasonic DX800, la serie TV 4K che ci porta sia l'arte, perché esteticamente è davvero molto molto bella, che l'esperienza cinematografica di Hollywood all'interno delle nostre case. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro ancora un buon weekend. Ciao a tutti e alla prossima.